Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi volevo fare qualcosa di un po' strano, probabilmente, però mi piacerebbe vedere con voi cosa c'è sul mio Kindle, perché ho davvero tanti titoli racchiusi in questo bollirone che ormai è diventato il mio dispositivo e vorrei un attimo guardare con voi cosa c'è, che cosa ho letto in passato e perché è ancora lì e che cosa potenzialmente potrebbe interessarvi, visto che ci sono davvero tante cose, perché io non cancello quasi mai nulla. Magari andiamo a vederle insieme. Come sempre, prima di iniziare il video ci sono delle piccole premesse da fare. Se volete supportare il mio canale e i contenuti che propongo vi interessano e vi piacciono, potete farlo iscrivendovi al mio canale, ovviamente come prima cosa, guardando i miei video e lasciando dei pollici in alto. In più, se utilizzate il mio link di Amazon al quale sono affiliata per fare i vostri acquisti su questa piattaforma, chiaramente mi date una mano perché io ricevo una piccolissima percentuale. E questo mi aiuta ovviamente a mandare avanti il canale e leggere sempre di più. Direi che le premesse sono finite, passiamo direttamente al video. Se siete nuovi sul canale sicuramente non lo saprete, invece se avete visto qualche video precedente sapete che io utilizzo Kindle soprattutto con l'app del cellulare e infatti questo è il mio Kindle, perché tra l'altro proprio il mio Kindle fisico in questo momento c'è la mia sorella perché per scuola sta leggendo L'amico ritrovato e quindi per ora lo devo usare lei, mentre invece io preferisco leggerlo da cellulare visto che lo posso leggere ovunque, regolando semplicemente la grandezza del carattere, la luminosità, in qualsiasi situazione, ovunque io sia, che sia sera, che sia giorno, eccetera, per me è super comodo. Quindi so che a molti non piace questa cosa, ma è davvero troppo comodo. Se non l'avete mai provato, io vi consiglio di farlo. Dividerei tutte le mie letture in ciò che sto leggendo attualmente, ciò che ho letto e ciò che ho in programma di leggere. Allora, attualmente sto leggendo The Bird and the Blade di Megan Bannen, perché è uno di quei titoli che mi è arrivato in anteprima che devo recensire. In realtà vi devo dire che pur essendo al quarto capitolo, quindi sono veramente ancora all'inizio, questo libro mi sta piacendo moltissimo. È ambientato in Cina, posso dirvi molto poco sulla trama perché sono davvero ancora all'inizio, però ci sono in mezzo intrighi politici, schiavi, concubine in un fantasy che per ora si sta dimostrando molto ben costruito. Anzi, per ora la caratterizzazione dei personaggi è qualcosa che mi sta colpendo molto. Ve ne parlerò sicuramente più avanti, spero di farlo nel wrap-up di febbraio. In ogni caso, questo è proprio il primissimo titolo che vedo perché ovviamente è quello che sto leggendo al momento. Invece scorro proprio in fondo perché è veramente piena la mia biblioteca qua sopra per parlarvi dei titoli che ho letto in passato e che sono ancora qua. Allora, il primo titolo che sicuramente vedo che ho letto è The Dreamer di A.J. Mello, ma questo libro io in realtà l'ho praticamente rimosso. Mi ricordo, è brutto da dire per un libro davvero, però io ricordo che dopo averlo letto io ricordavo pochissimo. Non so se sicuramente è colpa anche del mio livello di attenzione, perché vi assicuro che questo non è un libro che io ho letto proprio concentratissima e in più non è che mi abbia proprio fatto impazzire. Non l'ho trovato pessimo sicuramente, ma nemmeno una cosa che mi sento di, non so come dire, che nemmeno qualcosa che mi abbia stravolto la vita, ecco, quello sicuramente no. Andando su invece, dopo torniamo giù per altri motivi, trovo, vabbè, quell'oscenità di Cursed Child, Harry Potter and the Cursed Child, che io scaricai proprio nel momento, avevo prenotato l'edizione Kindle perché sapevo che il libro sarebbe arrivato dopo qualche giorno, poi Amazon fa sempre dei grandi casini quando si tratta di spedire qualcosa che hai prenotato, non so voi, non so la vostra esperienza, ma io sono sempre storie del terrore da raccontare quando faccio i pre-order. Comunque, io lo scaricai proprio subito per leggerlo e impiegai le 3 ore successive, era tipo 1:30 di notte, vabbè, per finirlo completamente. Potevo dormire quella sera, chiaramente. Il libro che vedo subito dopo invece è Crooked Kingdom di Leigh Bardugo. Questo è un altro titolo che io ordinai in pre-order, ma con l'ansia che non mi arrivasse proprio subito, visto che lo stavo attendendo come si attende, non so, un soldato di ritorno dal fronte. Per me è il libro migliore del 2016, quindi
Come sempre vi consiglio di leggere la mia duologia preferita, che è Six of Crows e Crooked Kingdom, comunque ancora qua perché in fondo ogni tanto io ho un po' bisogno di andarlo a rileggere, e perché mi dà sicurezza e mi fa sentire come se il mondo sia qualcosa di migliore, perché questo libro c'è. Va bene, basta Tiffany romantica perché non ce ne frega niente. Dopodiché un altro libro che è ancora sul Kindle è The Casket Girls di Alice Arden. Allora, questo libro è un libro urban fantasy, potremmo dire, ambientato a New Orleans. Non se ne parla tanto perché non è molto famoso chiaramente, ma è una serie che ho scoperto grazie a una mia amica blogger inglese che si chiama Casey Han, e devo dire che mi ha stupito molto perché non è perfetto, non è eccellente, ma secondo me è un ottimo inizio. E è una storia che coinvolge diverse entità, potremmo dire paranormali, magiche. Non voglio troppo spoilerarvi perché sennò dopo vi tolgo gran parte dell'interesse nella storia. Ed è davvero un qualcosa che si sviluppa molto bene, perché abbiamo questa storia che è ambientata dopo la grande alluvione che è avvenuta e l'uragano che ha colpito la città di New Orleans, e di una ragazza che ritorna dopo aver trascorso un periodo all'estero durante l'uragano e scoprirà che a New Orleans non è tutto come sembra. Devo dire che questa serie mi ha molto colpito, anche se devo ancora leggere The Romeo Catcher, che è il secondo, però magari insomma potrebbe risultare interessante per qualcuno di voi. Secondo me è molto valido. Dopodiché vedo Quell'oscenità di bellezza crudele, che io avevo letto perché l'avevo trovato in super offerta su Amazon. Mi soffermo perché è stato un'esperienza abbastanza atroce. Cioè, potenzialmente carina l'idea, ma... Ah, poi c'è An Ember in the Ashes, che io non ho la versione, non ho mai letto la versione cartacea purtroppo, e quindi comprai direttamente l'ebook. Per me è una serie validissima che amo profondamente. Sono molto felice che finalmente ci diano il terzo libro, e A Reaper at Gates uscirà a maggio. Finalmente, finalmente Sabatier ci ha ascoltate. Andando avanti, trovo Winter Song di H.A. Jones, che io lessi su Kindle per vedere se mi poteva piacere o meno, e poi dopo ordinai il paperback. Sapete tutti, perché ne ho già parlato in tantissimi video, quanto a me il primo libro sia piaciuto. Adesso ho appena ricevuto Shadow Song e spero di leggerlo a febbraio in modo da parlarvene. Purtroppo le recensioni che ho sentito non sono entusiasmanti, ma prima di fasciarmi la testa vorrei mettermici proprio. Vado avanti. Trovo The Valiant di Leslie Livingstone, che è un libro che ho già citato in diversi video e che a me è piaciuto tantissimo. Secondo me questo è un fantasy storico perché è ambientato in epoca romana, ci sono popolazioni celtiche, ci sono gladiatori, insomma una storia molto avvincente e molto intrigante che io vi consiglio assolutamente. Non ho mai acquistato il paperback di questo, nonostante mi sia piaciuto, e adesso è in uscita il secondo, che è The Defiant. Speriamo che anche il secondo si confermi valido come il primo. Se cercate una serie dove c'è tanto, perché dentro ci sono azione, c'è intrighi, c'è qualcosa che ha a che fare con sotterfugi politici e c'è anche un po' di romance, dignitoso, devo dire dignitoso, non il classico insta romance, tenete d'occhio The Valiant. E poi trovo invece la serie completa di Percy Jackson, perché io non ho mai letto Percy Jackson. Sarà che quando è uscita io ero già un po' più grande, ma non mi ero mai avvicinata alla serie, come invece poteva essere stato per me un Harry Potter, che nel senso io sono cresciuta insieme alle uscite dei libri, quindi per me era normale che a marzo usciva, si andava in libreria a aspettare lì davanti, eccetera. Per Percy Jackson non è stata la stessa cosa, perché ero già un po' più grande. Quindi, visto che me l'hanno davvero consigliata tutti, ho deciso di iniziare a leggere e per ora ho letto i primi due, cioè Light and Thief e Sea of Monsters. Non mi è dispiaciuta per nulla, non sono esaltatissima, forse perché è davvero middle grade e per me, e ora faccio un po' fatica a capire i middle grade. Mi è piaciuta e sicuramente continuerò, perché ho trovato un'offertona con tutta la serie in versione ebook. Andremo avanti, non so quando ovviamente, perché ormai la mia TBR è infinita, ma è sicuramente uno dei miei piani letterari dei prossimi anni, leggere
almeno tutta la prima saga di Percy Jackson. Un'altra serie completa che ho sul Kindle e che devo ancora completare, però ho letto i primi quattro, è Outlander di Diana Gabaldon. Io sono innamoratissima di questa serie, per me è meravigliosa e devo finirla, però è solo che ogni libro, veramente ogni volta, mi servono 6 mesi per recuperare. E quindi, insomma, finirò però tutta la serie. La comprai ormai più di 2 anni fa e i primi 4 libri per me sono meravigliosi. Non vedo l'ora di andare avanti con la serie, che è veramente infinita. Dopodiché troviamo Magic di V.E. Schwab, la versione italiana, perché io ho il paperback di A Darker Shade of Magic, cioè l'edizione inglese, ma quando avevo deciso un po' di riprovare con questa serie, che non ero mai riuscita a finire, ho provato a leggere questo libro 4 volte, solo al quarto tentativo ci sono riuscita ed è stato grazie all'edizione italiana, che era in offerta a 99 centesimi o 1,99 euro, comunque sì, una cifra super abbordabile, e lì effettivamente ce l'ho fatta ed è una serie che mi è piaciuta molto. Vi linko giù nell'info box anche la mia recensione a riguardo, chiaramente consigliatissima, e grazie alla mia versione Kindle sono riuscita a leggerlo, quindi molto bene. Vado avanti perché vedo alcuni titoli di cui vi ho parlato nel wrap up di dicembre, perché c'è Mississippi Roll di George R. R. Martin, Paris Adrift e An Enchantress of Numbers. Questi sono 3 titoli che io dovevo assolutamente recensire per NetGalley, altrimenti la polizia delle recensioni mi veniva ad arrestare, ed era già un po' che li avevo lì. Sono 3 titoli che mi hanno stupita positivamente, magari An Enchantress of Numbers un po' meno, ma gli altri 2 a me non sono dispiaciuti molto, come tra questi c'è A Treacherous Curse, che è un altro libro che non mi è dispiaciuto per niente. Vi linko giù magari il wrap up dove ne parlo meglio, così sapete qualcosa in più su questi titoli. Uno degli ultimi titoli che ho già letto ed è ancora qua sopra è When Dimple Met Richie, che è un contemporary super carino, uno di quei pochi contemporary dove effettivamente mi sono divertita molto nella lettura, e che anche per questo libro c'è un wrap up dove ve ne parlo e quindi ve lo linko giù. Ultimi titoli che ho letto sono Zenith di Sasha Alsberg e Lindsay Cummings, e l'altro purtroppo è Genuine Fraud, un altro titolo da dimenticare. Ultimi 3 titoli che ho letto su Kindle sono Beyond the Darkened Shore di Jessica Leake, The Bells di Donielle Clayton e The Poetics, di cui vi ho parlato nel Feminist Friday di venerdì scorso. Direi che per ora i titoli letti, così io non riesco tanto a cancellarli, perché se mi sono piaciuti mi sembra un po' di fargli un torto, non so se ha senso per voi questa cosa. In ogni caso per me è un po' così, mi sento proprio così nei loro confronti. Comunque passerei invece a quelli che sono i titoli che io non ho letto, perché magari qualcosina può incuriosirvi, perché insomma mi piacerebbe proprio discutere con voi di questi titoli, perché secondo me faranno parte delle mie TBR dei prossimi mesi o delle mie prossime letture. In ogni caso parto dal fondo perché devo ritornarci. A volte ci sono davvero delle offerte incredibili su Amazon per quanto riguarda delle serie complete, e invece altre sono totalmente a disposizione in maniera gratuita. Quindi io appena preso il Kindle mi ricordo che dovevo tra l'altro viaggiare, quindi cercai qualche serie da avere lì in caso avessi voglia di leggerle, sempre con quest'idea folle che durante i viaggi tu hai un sacco di tempo per leggere. Io mi ricordo che a parte sull'aereo è impossibile, comunque secondo me, se sei in viaggio, a meno che uno non faccia la vacanza da culo pesante sul sdraio, quindi che non faccia nulla se non stare a fare la sardina al mare. Io non vado al mare, come penso sia Vinca, quindi ovviamente sono tutte cose folli che io inizio a pensare, però vabbè, insomma partiamo. Terrifying Tales di Edgar Allan Poe, dei racconti del terrore di Edgar Allan Poe, che ho già nel cartaceo, ma è sempre un piacere per me rileggere Poe. Dopodiché ho una serie che si chiama Creepy Hollow, di cui ovviamente ora non ricordo assolutamente nulla, e Justice Buried di Hilary Thompson, anche questa serie completa, perché mi ricordo che entrambe sono serie abbastanza corpose di 5-6 libri e che avevo trovato in offerta a 99 centesimi. Ne parlano abbastanza bene online, ovviamente un po' contrastanti in alcuni casi, però generalmente sono sopra le 4 stelline. Li leggerò mai? Non lo so, in ogni caso sono lì, se mai non avrò libri da leggere, so che questi sono una sicurezza da avere sul Kindle. Dopodiché invece passo ai titoli che sono sul mio Kindle da un po', ma che non sono ancora riuscita a leggere.
Il primo è sicuramente The Dark Days Club di Alison Goodman e io ce l'ho da un po', volevo iniziarlo, ne ho sentito parlare in maniera molto contrastante, ma non sono mai riuscita a iniziarlo, non è mai stato il momento. Magari quest'anno ci riuscirò, chi lo sa. Se l'avete letto e vi è piaciuto, fatemelo sapere, così almeno ho ragione di continuare a tenerlo su questo Kindle. L'altro libro invece che ho da un po', e in realtà non riesco a capire perché ancora io non l'abbia iniziato, ve lo dico sinceramente, perché mi ispira davvero molto, che è The Thief di Megan Whalen Turner. Ne hanno parlato veramente benissimo tutti e io ero molto 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 interessata alla cosa, però poi è rimasto qua. Vediamo di leggerlo quest'anno, questo ve lo giuro, lo leggerò. E invece quelli che vi vado ad indicare ora sono le ultime recensioni che ho da fare, fondamentalmente. Sono tutti libri che vengono da Ned Scully o Edelweiss che devo recensire. Adesso dopo vi linko magari giù questi due siti dove chiunque faccia recensioni può richiedere quantomeno delle copie in maniera gratuita per poterle leggere in anteprima o anche non in anteprima alcune. Alcune sono abbastanza in contemporanea. Comunque, se siete interessati, insomma, io vi do tutte le informazioni. Il primo titolo che vedo è Rules for Rulesbreaker, A Pussy Riot Guide to Revolution. È un libro che sarà pubblicato, tra l'altro, penso a settembre, che parla delle Pussy Riot. Insomma, mi ispirava moltissimo e penso proprio che lo leggerò a marzo, che sarà un mese che dedicherò completamente a letture dedicate alle donne e questo, insomma, Guide to Revolution mi piace molto come titolo, quindi speriamo bene. Un altro titolo che vedo è The Midnights, di cui avevo già parlato nella mia TBR per il 2018, che ho qui e devo ancora capire quando avrò tempo di leggerlo, però sono veramente molto curiosa riguardo a questo titolo. È un contemporary, mi ispira molto, ha a che fare con la musica. Vedremo. Un altro titolo che vedo, che mi ispira veramente moltissimo e non vedo l'ora di leggere, è Don't Call Me Princess, Girls, Women, Sex and Life di Peggy Orenstein. Ed è un altro titolo che devo recensire, che sicuramente leggerò a marzo, sicuramente. Spero di leggere a marzo perché è un piccolo saggio che fa il punto sul ruolo della donna ora. Vado avanti perché ho altri tre titoli dedicati al fantasy e veramente all'high fantasy perché in questo caso ho di Hazelwood, The Forest Queen and Onyx and Ivory. Tre titoli che mi ispirano abbastanza, forse tra tutti il più famoso è The Hazelwood. E io ancora non ho letto, spero di farlo nei prossimi 2 mesi almeno, non so quanto, ma lo farò. E insomma, sono tre fantasy che promettono molto bene. Chissà, chissà. Poi arriviamo a un titolo super carino che sono molto felice di avere in anteprima, che è Pudding, che è della stessa autrice e della stessa serie di Dumplin', che se non l'avete letto ve lo consiglio moltissimo perché è veramente una ventata d'aria fresca. Non ho ben capito se sia proprio un seguito o se invece segua una storia parallela e sempre ispirata nello stesso stile che invece ha ispirato Dumplin'. Ve ne parlerò appena avrò l'occasione di leggerlo. Siamo quasi arrivati alla fine perché il mio Kindle non è finito. Il prossimo titolo che leggo è My Plain Jane, che è il sequel di My Lady Jane. Non ve ne ho mai parlato qua sul canale, ma è davvero una storia iper divertente e un po' assurda. No, che è uscita 2 anni fa perché è uscita nel 2016 e io me la ricordo come un titolo divertentissimo perché è questa storia assurda di un principe che diventa un cavallo. Insomma, è esilarante, è davvero molto divertente. Ve la consiglio. Adesso spero anche che il secondo riesca a essere tanto divertente e tanto assurdo quanto lo è stato il primo volume. Ve ne parlerò meglio appena riuscirò a leggerlo. Gli ultimi tre titoli di cui vi parlo sono tre contemporary che dovrò recensire nei prossimi mesi. Il primo è Dating Disasters of Emma Nash e sembra divertentissimo e viene descritto come painfully funny, quindi non lo so, mi faceva molto ridere già la descrizione, è qualcosa di dolorosamente divertente. Secondo me meriterà, speriamo. Non ve ne posso parlare perché ovviamente non l'ho ancora letto. L'altro invece è Inappropriation, che è la storia di una ragazza che si confronta con la vita con delle difficoltà in un mondo un po' edulcorato. Questo è come viene descritto, quindi anche qua, come faccio a parlarvene quando non l'ho ancora letto? In ogni caso mi sembrava molto interessante. L'ultimissimo invece titolo che è sul mio Kindle è Drum Rolls Please. E ve lo dico banalmente
Ho scelto questo titolo perché la protagonista è una ragazza che suona la batteria e essendo anche io batterista non avevo mai letto un romanzo dove la protagonista proprio suonasse. Mi sa che l'unica batterista donna che ha avuto un po' di visibilità, insomma, nel mondo fiction penso sia Lane di Gilmore Girls, per il resto ne conosco davvero molto poco. In ogni caso, mi ispirava davvero tanto per questo ed è un contemporary. Sono tutti e tre contemporary e ho deciso di dare un po' più spazio a questo genere quest'anno, oltre al fantasy, quindi vedremo. E niente, volevo fare un po' il punto con voi di quello che è sul mio Kindle, in modo che così possa avervi dato qualche spunto totalmente inutile su, le letture che farò nei prossimi mesi e qualcosa che ho letto invece in passato. Penso di fare una dose abbastanza abbondante di pulizia di tanti titoli, perché magari non mi interessa più averli con me, anche se ad alcuni invece che mi sono piaciuti mi dispiace molto, però magari è anche il momento di fare un po' il punto e ordinare quei libri in versione cartacea che invece mi sono piaciuti in versione digitale, perché a me piace comunque sempre avere un'edizione da toccare, da avere, da guardare, avere in libreria. Fatemi sapere se qualche titolo che ho nominato vi può aver incuriosito e fatemi sapere cosa c'è sul vostro Kindle di davvero importante al quale non rinuncereste mai, oppure se avete acquistato qualcosa in offerta che vi ha magari particolarmente colpito e stupiti perché non ve lo aspettavate. Questo è tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!